Io ho deciso di venire a Londra perché comunque avevo voglia di provare una nuova esperienza e dopo aver lavorato per molti anni a Milano, insomma, sono nato a Milano, ho frequentato gli studi a Milano, ho iniziato immediatamente a lavorare con delle gallerie, ho deciso a un certo punto di provare una nuova esperienza e Londra, cioè, è una in questo momento delle mete. Sono qui da poche settimane, però è come se stessi ricominciando da capo. È come se in qualche modo dovessi rimettermi in gioco totalmente. Secondo me questo aspetto è interessante perché permette poi all'artista di fare determinate riflessioni sul lavoro sempre molto vive, continuamente poterlo rimettere in discussione. Lavoro con la pittura, negli ultimi anni ho anche utilizzato la scultura come mezzo. La scultura è arrivata proprio perché in qualche modo la pittura mi richiedeva di provare a trasformare queste immagini da bidimensionali a tridimensionali. L'attenzione degli ultimi anni si è soffermata sull'idea di paesaggio, di un paesaggio esterno. Ci troviamo tra l'altro all'interno di un giardino dove io appunto nell'ultima mostra ho utilizzato come tematica. Il mio lavoro si sviluppa attraverso delle stratificazioni. Ho utilizzato come tecnica il collage, anche se ho cercato di farlo interagire molto di più con la pittura, col mio segno, cercando di costruire appunto queste stratificazioni di immagini. Ho inteso in qualche modo la pittura come qualcosa che possa sollecitare visivamente lo spettatore, e lo possa sollecitare non solo attraverso la quantità di immagini, ma anche come queste immagini sono realizzate. Utilizzo differenti punti di vista all'interno della stessa immagine, così da creare una sorta di caos che poi in qualche modo lo spettatore possa ritrovare all'interno un proprio equilibrio. Insomma, cerco in qualche modo di attrarre lo spettatore attraverso questa sollecitazione di immagini e di tecniche. Mi interessa sicuramente l'aspetto letterario, tant'è che per esempio i lavori hanno tutti spesso dei titoli molto lunghi che vengono poi estrapolati da libri che leggo. Parto in qualche modo da poi un'idea che ho in quel momento della tematica che voglio affrontare. Le sollecitazioni sono molte perché poi mi interessa moltissimo scoprire, ristudiare l'arte del passato, quindi nel momento in cui si affronta l'idea del paesaggio c'è tantissimo. Le mie immagini nascono da una raccolta di immagini che io archivio. I miei lavori semplicemente vengono costruiti attraverso una serie di passaggi, quindi costruisco prima dei bozzetti, attraverso il disegno, il collage, e poi da questi bozzetti passo alla realizzazione poi del quadro stesso. In questi passaggi tendo sempre a lasciare degli spazi aperti, così che il lavoro possa anche modificarsi e nel frattempo prendere anche nuove strade. Mi interessa no, non chiudere troppo l'immagine iniziale del lavoro. C'è un doppio rischio, nel senso che tendere a lasciarlo troppo aperto spesso potrebbe diventare dispersivo e allora non avere quel punto fisso su cui il lavoro può esprimere una determinata forza. Forse la sfida del lavoro è proprio quella di riuscire a rimanere in equilibrio su questi due punti, su quello di focalizzare un unico punto tra una dispersione e una concentrazione unica. Non so bene come poterla definire la vita d'artista, certo. Credo che abbia due aspetti completamente differenti, una parte che è la libertà di poter fare un qualcosa di cui ci si è profondamente dentro, di cui ci si è profondamente interessati, di cui ci si sente profondamente attratti, e invece dall'altra parte c'è un timore proprio perché non ci sono punti fermi, nel senso questa esagerata, questa estrema libertà di cui uno ambisce. Dall'altra parte però porta poi a essere estremamente imprevedibile perché non si ha mai la sicurezza di quello che potrebbe avvenire, di quello che avviene. Quindi si vive anche qui in uno stato di completa attesa di qualcosa o di ricerca su qualcosa di cui bene non si sa. Fortunatamente fino ad ora vivo dell'arte che faccio, quindi questo mi permette di, probabilmente forse sopravvivo è la parola più giusta, mi sembra già un buon punto di arrivo. Non sento una responsabilità su che cosa poi agli altri potrebbe accadere nel momento in cui il mio lavoro viene visto. È una responsabilità sul mio lavoro, sul poterlo tenere sempre vivo, che possa in qualche modo essere anche per me stesso sempre una ricerca e una
forte curiosità. Londra è una città che attraverso la Tate Modern riesce a comunicare in qualche modo cultura, ma nello stesso tempo riesce a fare anche economia per la città stessa. Quindi questi sono due aspetti che vanno di pari passo e che mantengono un aspetto elitario, per cui all'interno gli artisti contemporanei sono artisti che non credo che la maggior parte di persone che frequentano la Tate possano cogliere il significato, però certo questo fa sì che loro ne possano frequentare, e quindi già il poter frequentare il mondo dell'arte gli toglie un piccolo aspetto di elitarietà. In Italia invece non avviene, assolutamente non avviene, non avviene per carenza, non avviene anche proprio per un vecchio modo di vedere l'arte in generale. È sempre stata vista come qualcosa di troppo complicato da poter essere fruita, ma uno degli aspetti più belli dell'arte è quello di essere aperta a 360 gradi, quindi anche di interpretazioni. Un altro aspetto che probabilmente, o comunque che io ho provato in Italia, è un essere comunque sempre un po' impauriti nel relazionarci tra noi artisti, crea sempre un po' un timore nell'avere anche dei confronti, e questo probabilmente è anche uno degli aspetti di conseguenza un po' del sistema dell'arte italiano, del fatto che comunque è un sistema che crede poco sugli artisti italiani, quindi inevitabilmente ognuno ha timore di quel poco che riesce a raccogliere e quindi tende un po' a isolarsi. Mi rendo anche conto che l'artista in sé è una figura alquanto egocentrica, quindi poter mettere insieme più figure egocentriche è assolutamente complicato. Certo che se ci fosse un tentativo di dialogo e quindi di confronto su problematiche in molti casi simili, permetterebbero soprattutto anche di trovare una visione nuova, differente da quella che si ripete e da quella che non funziona, nonostante si cerchi di lavorare al meglio, di cercare di portare il lavoro sempre a un buon livello, si ha un po' la percezione di essere comunque lasciati a se stessi. Ci sono artisti che hanno avuto dei riconoscimenti, hanno avuto delle attenzioni, non c'è un investimento su di loro, insomma. Gli artisti italiani non sono motivo di interesse da parte esterna, ma esterna anche da molti addetti ai lavori. Bisogna faticare 3 volte tanto di quello che invece fanno all'estero. Beh, indipendentemente dalle difficoltà che hanno queste figure, quindi il critico, il gallerista, il curatore, però c'è, mi sembra di capire, una mancanza di passione in questa professione che fa sì che, anche perché credo che sia una sorta di autolesionismo, non credo che in Italia non ci siano bravi critici, bravi artisti o bravi galleristi, credo che ci siano, il problema è che spesso si vada un po' col freno tirato. Il suggerimento che viene dato agli artisti è sempre quello di andare all'estero, fare nuove esperienze ed è giustissimo da una parte, però dall'altra queste esperienze sarebbero molto più proficue se ci fosse un supporto dall'Italia. E quindi io l'esperienza all'estero la vado a fare ben volentieri, se comunque dall'Italia mi potessero sostenere, perché sarebbe molto più proficuo questo.